Ciao amici, oggi vi portiamo alla scoperta di Singapore. Dall'Indonesia, con 2 ore e mezza di volo, siamo atterrati nella città che vanta di avere uno degli aeroporti più belli al mondo e dove abbiamo trascorso 4 giorni. Buongiorno amici! Siamo Andrea e Lara, bentornati in un nuovo video e dopo più di 1 mese e mezzo in Indonesia siamo a Singapore! Siamo a Singapore! Anche se è il 22esimo stato più piccolo del pianeta, ci sono davvero un sacco di cose da fare. Visiteremo i principali punti di interesse e scopriremo insieme se Singapore è davvero il simbolo della modernità e dell'efficienza. L'aeroporto di Singapore è uno degli aeroporti più belli del mondo e devo confermare questa cosa perché è veramente sbalorditivo, super pulito e efficiente. Siamo atterrati e in 02 abbiamo fatto i controlli, nessun timbro al passaporto, con il passaporto elettronico, si entra in un attimo, adesso stiamo aspettando l'autobus per andare al Terminal 2 e dopo prenderemo la metro e andremo a cercare la nostra sistemazione per questa sera. Prima, quando siamo passati con l'autobus qui di fuori, Andrea fa: questo qua è lo stadio, invece in realtà è la struttura più importante dell'aeroporto di Singapore. E che dirvi ragazzi, benvenuti a Jurassic Park! Il Jewel Kanji è una struttura iconica collegata all'aeroporto di Singapore, nota per il suo design futuristico e attrazioni spettacolari. Inaugurato nel 2019, è caratterizzato da una gigantesca cupola di vetro che ospita il Rain Vortex, la cascata indoor più alta del mondo. Pensate che è alta ben 40 metri ed è circondata da rigogliosi giardini tropicali. All'interno troviamo anche il Canopy Park, con passerelle sospese e labirinti, oltre ad un'ampia scelta di negozi e ristoranti. Questo gioiello è diventato un simbolo per turisti e viaggiatori di tutto il mondo. Dall'aeroporto di Singapore, in circa 20 minuti di metro, super efficiente, siamo arrivati al nostro ostello. Finalmente abbiamo fatto tutte le nostre faccendine, abbiamo preso una linea di metro, adesso siamo a Bugis e andiamo a trovare qualcosa da mangiare. Io sto morendo di fame e anche io. Bugis è un quartiere davvero molto vivo, dove tradizione e modernità si incontrano. Bugis Street Market è uno dei mercati più grandi della città ed è famoso per lo shopping a prezzi convenienti e per le bancarelle che offrono una vasta gamma di abbigliamento, accessori e souvenir. Un luogo perfetto per chi cerca articoli unici a buon prezzo, immerso in un'atmosfera vivace e colorata. Se qualcuno sa cosa sono queste cose, potete scrivercelo nei commenti. Primo shakettino al mango e Lara arancia e ananas. Ananas. Per la modica cifra di? $5.50 singaporesi, quindi che 3-4 euro. Più o meno. Questa sera per cena a fine vado di waffle e Nutella, a pranzo invece 2 bei donut belli unti, oggi va così, però è buono. $3.50. Ora è il momento di un bun al vapore con i fagioli rossi. Ma che c'è la carta sotto? Scocca. Buoni i fagiolini rossi. Sembra Nutella. Sì, $1 l'uno. Buon incandescente. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ecco come fanno colazione 2 backpackers a Singapore. Abbiamo 2 Milo, 3 tortine, una col cioccolato, una al limone e una alla banana. E io un panino col doppio formaggio. Ci siamo fermati un attimo a prendere i biglietti per il prossimo paese, perché dopo domani ce ne andiamo e nuovo paese per noi. Ed ora andiamo a visitare il quartiere indù e vediamo com'è. Ci sono anche svariati templi, in teoria tutti quanti gratuiti, quindi Singapore forse non è così costosa come ce la spacciano. Little India è un quartiere affascinante e vibrante di Singapore, dove immergersi nella cultura e nelle tradizioni indiane. Le sue strade sono colorate, ricche di storia e templi antichi, come il Sri Veeramakaliamman, che rappresenta il cuore spirituale della comunità. Qui a Little India la cosa che sicuramente merita più di essere vista è questo tempio alle mie spalle, dedicato alla Dea Kali. L'ingresso è gratuito, basta togliere le scarpe e fare 2 preghierine quando si entra. Molto molto bello. Passeggiando per Little India si viene avvolti da un profumo intenso e speziato proveniente dai negozi e dai ristoranti e ammagliati dai colori vivaci dei tessuti e dei gioielli artigianali. Allora ragazzi, cosa dire di queste prime ore a Singapore? Beh, onestamente non ci sta facendo impazzire,
si ricorda tantissimo Phu Quoc, l'isola più grande di tutto il Vietnam. È tutto molto costruito, tutto abbastanza finto ed è anche abbastanza scioccante, devo dire, passare dopo un mese e mezzo in Indonesia, dove c'era molta empatia con le persone, tutti ti parlavano, erano molto gentili, molto solari. Qui c'è più una visione tra virgolette occidentale, non c'è nessuno che ti caga, che ti saluta. E quindi insomma dai, un po' X, però abbiamo ancora oggi e domani per scoprirla, quindi speriamo dai ci dia più emozione. Comunque da Little India ci siamo spostati a Quark Quay. In questo distretto ci sono principalmente centri commerciali, ristoranti e se volete è possibile anche prendere un tour in barca per $28. Se venite a Quark Quay durante il giorno è abbastanza mortuorio, infatti i locali e i ristoranti sono chiusi e danno il meglio di sé la sera quando tutte le luci si accendono e c'è anche musica dal vivo. Comunque ne vale la pena per guardare anche solo lo skyline. È quasi giunta l'ora di pranzo e cosa c'è di meglio che andare ad assaporare qualcosa a Chinatown? Questa è la Chinatown di Singapore. Chinatown a Singapore è un quartiere ricco di storia e cultura cinese. È stato fondato dai primi immigrati cinesi e oggi mostra un bel mix di passato e presente. Passeggiando per le sue strade potrete vedere templi antichi e negozi tradizionali che vendono oggetti fatti a mano. I mercati sono pieni di colori e profumi, dove potrete trovare frutta, verdura e spezie fresche. Inoltre ci sono molti ristoranti che offrono piatti tipici della cucina cinese. Chinatown è un luogo affascinante che mostra la vita della comunità cinese a Singapore e vale davvero la pena visitarlo. Ma quanto è orrendo questo palazzo! È proprio in stile cinese da Hong Kong. Siamo comunque ancora in Asia, quindi papaya juice. E passion fruit juice. Buono. Comunque in questo locale sono specializzati in durian, infatti qua ci sono anche i guanti per poterlo mangiare. C'è anche un buon odorino, però è molto buono, cioè a noi piace. Il sapore, non il odore. Buddha Tooth Relic Temple è un importante luogo di culto. Al cui interno si trova una reliquia di Buddha, un dente, da cui il nome del tempio. Venne costruito nel 2002, secondo uno stile architettonico cinese tradizionale. Il tempio ospita anche eventi culturali, cerimonie e attività di meditazione, rendendolo un luogo di spiritualità e cultura sia per visitatori che buddisti. Siamo entrati nel tempio buddista di Chinatown e ne vale sicuramente la pena. È molto bello sia la parte del tempio che nel rooftop, dove c'è un bellissimo giardino e si respira una gran pace, silenzio, di tomba, è veramente super rilassante. Ora abbiamo finito la visita e ci dirigiamo a cercare qualcosina da mangiare. Vamonos davanti a un piatto di qualcosa. Ok, il primo piatto è arrivato, quello vegano con la salsa mille e limone. Buono! Ok, forse abbiamo un po' esagerato con il cibo. È arrivato il riso con non mi ricordo più cosa e ananas, riso fritto, e i noodles con non mi ricordo più che cosa, forse funghi, alcuni funghi. Diciamo che ci è scappata un po' la mano, abbiamo detto prendiamo due porzioni medie perché ha detto che bastavano giuste giuste per due, mi sembra un po' tantino. Buon appetito! Il pranzetto ci ha riempito bene il pancino, ora dato che siamo ancora qui a Chinatown andiamo a vedere l'ultimo tempio buddista. E poi ci dirigiamo verso il cuore di Singapore, quello che tutti voi immaginate quando pensate a Singapore. Il tempio di Thian Hock Keng è uno dei più antichi templi di Singapore. Costruito nel 1839 e dedicato a Ma Zhu Po, la dea del mare, presenta un'architettura tradizionale cinese con colonne scolpite e un tetto decorato. È un luogo di culto attivo, usato per cerimonie e festività, e rappresenta la gratitudine dei primi immigrati cinesi per la protezione ricevuta durante i loro viaggi. Oggi è una popolare attrazione turistica che riflette la storia e la cultura della comunità cinese a Singapore. Ah!
3, 2, 1, benvenuti a Marina Bay. Guardate che figata. Questa sera con le luci deve essere veramente una roba splendida. E aspetteremo il buio, quindi. Marina Bay offre un mix di modernità e natura tipico di Singapore. Il Marina Bay Sands è l'edificio principale, un hotel di lusso famoso per avere sul tetto una piscina a sfioro e con camere che partono dai 400 euro a notte. Accanto c'è Singapore Flyer, che con i suoi 165 metri è la terza ruota panoramica più alta del mondo. Abbiamo passato un paio di ore all'interno del Future World qui a Marina Bay. Si tratta di un museo interattivo molto divertente. Sarebbe per lo più per i bambini, dato che i giochi interattivi sono più per loro. Però noi ci siamo divertiti tanto. Infatti c'è la possibilità di colorare un piccolo aeroplanino, poi andare dallo staff a farselo scannerizzare e poi lo fanno volare su tutta l'intera sala. Inoltre ti danno anche una specie di tablet e potete voi pilotarlo. Alla fine ci sono fatte le 5:30 e direi di andare a vedere ancora un'altra attrazione super famosa, sempre qua a Singapore. Venite con noi! I Super 3 di Singapore sono strutture architettoniche innovative, situate nel Giardino delle Meraviglie all'interno del Garden by the Bay. Questi alberi artificiali, alti fino a 50 metri, sono coperti da piante tropicali e fiori, creando un paesaggio mozzafiato. Ogni Super 3 è dotato di pannelli solari e sistemi per raccogliere l'acqua piovana, contribuendo alla sostenibilità ambientale del parco. Ma il meglio si sa, viene alla fine. Ogni sera alle 19:45 è possibile assistere a uno spettacolo di luci e musica. Ragazzi, stiamo aspettando lo spettacolo delle luci. Manca esattamente ancora un minuto. Sì, siamo a testa in giù e qui a testa in giù. E niente, aspettiamo che inizi. Comunque sembra di essere tipo sdraiati su uno scaldasonno, c'è il cemento che è incandescente. Ogni weekend, intorno alle 20, è possibile assistere ad una parata militare susseguita da fuochi d'artificio. Vi consigliamo di ammirarlo dal tetto del centro commerciale di Marina Bay. È gratis. Infine, come ogni weekend, sulla baia sottostante c'è stato uno spettacolo di fontane d'acqua e luci davvero molto suggestivo. Che silenzio c'è in stazione? È meglio del Giappone qua, A parte io col singhiozzo. Kampong Glam, meglio conosciuto come quartiere arabo di Singapore, è un vivace mix di culture e tradizioni islamiche. Il cuore del quartiere è la maestosa Moschea del Sultano, la più grande della città, famosa per la sua cupola dorata e l'architettura imponente. Dentro la moschea si può anche caricarsi il telefono e c'è anche la wifi gratis di zone. A pochi passi troviamo Engine Lane, una piccola e pittoresca strada famosa per i suoi negozi di moda, caffetterie e vivaci murales, perfetta per chi cerca arte di strada e shopping alternativo. Un luogo dove storia e modernità si incontrano, creando un'atmosfera unica nel suo genere. Qui a Singapore ci sono divieti un po' strani, come per esempio attraversare fuori dalle strisce pedonali, si rischia una multa di circa 300 euro, come abbiamo appena fatto. Che abbiamo appena fatto. Non potete fumare per strada, potete fumare solamente nelle aree designate, altrimenti rischiate una multa attorno ai 1000 dollari singaporesi. E una volta non si poteva masticare ciunga per strada, ora si può, però resta ancora il divieto di buttarla per terra e comprarla e venderla all'interno del territorio singaporese. Cose strane e dove trovarle. Ora ci dirigiamo verso i giardini botanici di Singapore, ingresso gratuito e in teoria molto belli.
Prenderemo una linea della metro. La metro qui a Singapore si può comodamente pagare con la carta di credito agli sportelli. Si entra e si esce usando la carta di credito come una qualsiasi metro card. Altrimenti c'è la possibilità di acquistare la Singapore Card, però secondo me non ne vale la pena dato che la città si può visitare comodamente a piedi. Il giardino è davvero molto grande, quindi vi consigliamo una visita di almeno 2 o 3 ore. All'interno del giardino ci sono tantissime piante provenienti da tutto il mondo e in corrispondenza di ogni albero o di ogni pianta c'è anche un cartello che indica il loro nome. L'ingresso al Giardino Botanico di Singapore è gratuito e al suo interno, oltre a fare delle bellissime passeggiate o rilassarsi su questi bellissimi prati, è possibile vedere anche diverse mostre, tra cui il giardino dedicato alle orchidee. In questo parco ci sono anche i varani, però a noi non ci fanno impressione. Per noi sono delle piccole lucertole confronto ai draghi di Komodo. Per chi non ha visto il video, link proprio qui. Con questo si conclude il nostro viaggio nella città-stato di Singapore, dal futuristico aeroporto di Changi, ai vivaci quartieri di Chinatown e Little India, ai giardini botanici, alla sfarzosità di Marina Bay. Ogni angolo ha il suo fascino, rendendo questa Singapore una meta perfetta per un breve viaggio. Se siete arrivati fin qua, vi ringraziamo. Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e farci sapere nei commenti quale attrazione vi ha colpito di più. Alla prossima!